Ogni promessa è debito. Allora, eccoci in Frozione Santa Chiara insieme a Eraldo Zenia. Parliamo insieme a lui del trekking coi cani. La vestizione dei cani come si realizza? Allora, abbiamo cominciato a costruire una nuova attrezzatura che ci permette di collegarci bene con il cane senza procurare dei danni né al conduttore né al cane. C'è un'imbragatura derivata dai traini che si usano per i cani da slitta, semplicemente ammorbidita con del neoprene, e una imbragatura per il conduttore che viene collegata al cane mediante un elastico ad allungamento differenziato. A quale età vengono addestrati i cani? Devono essere molto giovani? Beh, diciamo che prima si comincia meglio è, soprattutto per il fatto che noi utilizziamo cani non solo di razza nordica, ma siamo favorevoli ad utilizzare cani di tutte le razze per questo tipo di sport. Di conseguenza, prima si comincia meglio è, diciamo dai 4-5 mesi si può cominciare a giocare col cane con il traino per avere un cane che ad un anno e mezzo è in grado di partecipare a delle competizioni. Quali sono le finalità di questo addestramento? Come tutti i tipi di addestramento moderno al quale si rivolge con gli animali, serve a rafforzare e a inserire meglio l'animale nel modo di vivere di tutti i giorni dell'uomo. In particolare il traino, che è stato uno dei primi utilizzi da parte dell'uomo e del cane, quando il cane ha deciso di convivere con l'uomo, abbiamo cercato di ricostruire questo modo di vivere, questo binomio, per far sì che venga migliorato il rapporto tra i due. Allora, abbiamo la possibilità di utilizzare il nostro cane dopo l'addestramento in varie forme, ecco, che ci permettono di divertirci con il nostro amico quattro zampe in maniere diverse. Possiamo utilizzare il cane nella maniera più semplice, più tradizionale, ossia possiamo andare a correre con il nostro cane. Utilizzando l'imbragatura che abbiamo visto prima, possiamo partecipare a competizioni o semplicemente percorrere delle vie di montagna con il nostro cane, arrivando ad avere dei livelli, dei risultati agonistici notevoli. Possiamo poi specializzarci ancora di più utilizzando biciclette, delle mountain bike costruite appositamente, o delle apparecchiature come un monopattino un po' speciale che noi chiamiamo roller, che ci permette, quello che ho usato io all'inizio, quello che hai usato tu all'inizio, che ci permette di divertirci moltissimo riproducendo la sensazione della slitta, pur disponendo semplicemente di un prato o comunque di una via di montagna purché sia abbastanza pianeggiata. Questo tipo di traino si può fare allora anche in inverno? Dunque, in inverno il nostro tipo di addestramento è finalizzato ad utilizzare i cani con gli sci da fondo. Si chiama skijoring ed è una forma di sport che proviene dalla Norvegia e dalla Svezia e consiste appunto nel percorrere le piste da fondo o comunque delle zone abbastanza pianeggianti e alberate con degli sci da fondo e con uno sciatore trainato dal proprio cane, o da uno o da due cani. Da quanto tempo è che addestri ad esempio questi cani? Questo si chiama Chantal? Sì, questo è un pastore della Brie, si chiama Chantal, è una femmina di 10 anni e con lei abbiamo condiviso una quantità enorme di esperienze. Infatti è un cane che, partendo dall'addestramento classico della difesa, è passato poi all'agility ed è stato selezionato ai campionati europei e con lei abbiamo proprio dato il via a questo tipo di addestramento legato al traino. Ed è stato uno dei capostipiti in Italia tra i cani che hanno cominciato a fare questo tipo di sport. Diciamo che 2-3 mesi di addestramento permettono a un conduttore anche inesperto di avere buoni risultati del proprio cane e di poter cominciare a fare dei percorsi anche abbastanza complessi. Un anno di addestramento ci permette di arrivare a degli ottimi risultati anche a livello competitivo. Allora, andiamo. Thank you.